del piano di marketing territoriale per la città di Teramo. Ringrazio il sindaco e ringrazio l'assessore Filipponi perché questo piano di marketing territoriale è un atto di coraggio, questo lo possiamo dire. Un atto di coraggio perché nel momento in cui si parla di piano di marketing significa pensare a quello che sarà la città di Teramo, non con una visione di breve periodo, ma con una visione di lungo, lunghissimo periodo. Dal piano di marketing, diceva il sindaco, deve uscire una visione e una vocazione di Teramo che sarà tra 10, 15 o 20 anni. E il ragionamento politico è una visione politica da qui a 10, 15, 20 anni, che capiamo bene va oltre un mandato elettorale, significa avere coraggio. Quindi non esagero nel dire che questo è un atto di assoluto coraggio di questa amministrazione. Capire la vocazione di Teramo. L'università c'è, il lavoro quotidiano del magnifico rettore dell'università dimostra che l'Ateneo c'è e c'è in maniera concreta allo sviluppo di questo territorio. Scegliere una vocazione per questo territorio, perché poi questo dovrà fare il piano di marketing, significa fare delle scelte strategiche di lungo periodo. Che tipo di vocazione? Turistica, universitaria, di ricerca, di sviluppo, industriale, ecco, mettere attorno a un tavolo tutti i portatori di interesse del Comune di Teramo significa indirizzare tutte le scelte strategiche di questo territorio verso una o più direzioni, perché poi tutti gli investimenti, tutte le azioni che si andranno a porre dovranno essere poste, realizzate in riferimento a scelte di un certo tipo. Ovviamente tutti i docenti della facoltà, ma anche tutti gli studenti e i rappresentanti degli studenti della facoltà di comunicazione si metteranno da subito al lavoro per dare un contributo concreto alla realizzazione di un piano di marketing. Teramo sicuramente capoluogo, Teramo che riallaccerà anche con questo piano di marketing non solo con i comuni in provincia di Teramo ma anche fuori regione, affinché Teramo diventi e sia sempre di più protagonista anche con un territorio che sia extra regionale. E questo significa avere una vocazione, questo significa avere una prospettiva a 360 gradi, e gli attori principali seduti oggi qui lo dimostrano fortemente. Immagino una Teramo, se posso, in riferimento al piano di marketing, che sviluppi molto un senso di creatività. Dobbiamo avere con noi il supporto dei giovani, dei giovanissimi, riproporre una motivazione molto forte. Molte cose si possono fare a Teramo, non abbiamo nulla di meno rispetto ad altri comuni. Dobbiamo innovare. I modelli tradizionali che caratterizzano il nostro territorio nel fare impresa, nel fare ricerca, nel fare turismo, devono essere fatti con innovazione. Credo che l'Ateneo in questo debba essere protagonista nel momento in cui creiamo innovazione, creiamo start-up innovative in riferimento al processo di sviluppo di ricerca che facciamo nel nostro Ateneo, e soprattutto una visione fortemente sostenibile. Allora, nel momento in cui parliamo di una città che accolga la creatività, l'innovazione e la sostenibilità, immagino un capoluogo, un Teramo capoluogo che sia una vera e propria, non voglio parlare di smart city, ma vorrei andare oltre, di City Lab. Teramo deve diventare un City Lab. Questo secondo me dovrebbe essere il concetto di piano di marketing, cioè un incubatore di idee che poi lasci spazio alla concretezza degli attori che sono seduti in questo tavolo. A conclusione mi piace sottolineare e ringraziare ancora una volta il rettore, il magnifico rettore Dino Mastrocola, per una frase che ha detto. Dino, se posso la faccio mia e rilancio. Quando parlavi di piccoli Atenei, io credo che un Ateneo come Teramo, piccolo solo per dimensioni, veniamo annoverati ovviamente tra i piccoli Atenei per dimensioni, debba essere un'eccellenza di questo territorio, e a questo Ateneo vanno riservate le migliori attenzioni. Io